Occorre attivarsi subito per chiedere alla Regione Campania una proroga della scadenza dei termini rispetto all'obbligo previsto dalla nuova legge regionale numero 13 di arrivare in tutti i locali commerciali ad una misurazione della concentrazione del gas, ritenuto una delle principali cause di tumore al polmone. A dirlo è l'assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, che oggi è intervenuto sulla vicenda chiarendo il ruolo e la posizione dell'amministrazione comunale di Salerno, tenuta solo ad un compito di controllo rispetto alle misurazioni. Allora, guardi, scadeva proprio ieri l'adeguamento al gas radon. Devo dire però che questa, che è una direttiva della Regione, un adeguamento della Regione che riguarda tutte le attività aperte al pubblico che si trovano al piano terra o nei locali interrati, dobbiamo fare di tutto nelle prossime ore affinché la Regione possa prorogare i termini, visto che comunque c'era anche di mezzo l'estate. Credo che riusciremo ad ottenere questo risultato. Si parla di un'ordinanza del Comune che non è stata emessa. Qual è invece il vero problema per quanto riguarda quello che deve fare il Comune di Salerno? Il Comune di Salerno deve solo ottemperare un controllo. A sei mesi, i primi controlli a sei mesi dell'installazione di queste tecniche per misurare i gas radon è ad un anno, quindi il Comune ha solo questo unico compito, ma chiaramente sarà mio compito nelle prossime ore chiedere alla Regione e agli uffici preposti una proroga per tranquillizzare tutti gli operatori commerciali. Intanto, assessore, c'è anche chi un po' da avvoltoio si sta buttando cercando di lucrare, c'è anche, diciamo, questa preoccupazione. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che le attività commerciali, solitamente la stragrande maggioranza, hanno un rapporto di fiducia da anni con i loro tecnici, e seguire sempre dei tecnici seri, preparati, ce ne sono tanti, la stragrande maggioranza lo sono, e per qualsiasi chiarimento possono venire sicuramente a chiamare l'assessore o andare direttamente al SUAP, dove il dirigente e tutti i funzionari saranno a propria disposizione.